In diretta dal circuito di Shanghai in Cina, va in scena il secondo round della stagione 2021-2022 della Prime League. Buonasera amici di Formula Italian Team, da parte di Raffaele Lelli per voi e Roshi. Sono felicissimo di tornare al commento della categoria cadetta al 50% dopo aver balzato il primo round. E insieme a me questa sera, lo avete già ascoltato per la verità anche lo scorso venerdì, speriamo anche di ascoltarlo martedì nei post-gara, Lore. Buonasera, significherebbe andare a podio, quindi ciao Lore, l'ho Questa ascoltato. gufata proprio ci voleva per augurare il buonasera a tutti. Ciao Raffaele, grazie per la gufata. Una voce alla quale vi ho privato di sentire in effetti qualche martedì fa, nonostante i bug del gioco che abbiamo fatto cose. Ernesto Coppola, Mister X, buonasera Ernesto. Buonasera a tutti, ciao Raffaele, mannaggia a te. È stata colpa del gioco, però poi abbiamo sistemato il post-gara. Va bene, andiamo in pista, poiché mancano 8 minuti al termine di questa sessione di qualificazione, la seconda qualifica stagionale. Per il momento spicca davanti a tutti il nome di Ferro 87, davanti a Lewis e River Marathon, insomma due piloti che conosciamo bene. River corre da ormai 5 anni, se non vado errato, su Formula Italia Team. Ferra dovrebbe essere la sua seconda stagione di Prime League, e Lewis Credo invece sortiene terza. terza addirittura. Nel Ne ha fatto 2018 metà, c'era, mi me lo pare. ricordo bene. Sì, mi pare Forse 2018, entrò a sì. metà campionata, sì, ma nel 2018 c'era pilota ufficiale poi. E Lewis invece esordiente insieme ad almeno per questa stagione con Matipuzzo e Super Simo in questa Premier League. Assenti, sono da segnalare tra l'altro, chi come Dio e Naspers, per il momento Premier League ridotta a 12 piloti. Vedremo se eventualmente poi già dalla prossima settimana, al ritorno della Formula Open, arriveranno nomi, arriveranno nuovi innesti. Dubito dei campionati ufficiali, nella Premier League c'è già qualche nome che potrebbe magari ritrovare spazio, vecchi nomi che già conosciamo. Per conoscere meglio questa Prime, io purtroppo la scorsa settimana ho seguito il round inaugurale un po' a tratti, però vi è sembrato di capire che Ferra, Lewis e River Marathon, Lore, sono i nomi da dover tenere d'occhio in questa stagione. Sì, assolutamente, almeno in quest'inizio di campionato sono quelli che sembrano esprimere il miglior passo, ma soprattutto sembrano avere la maggior costanza in termini di prestazione in pista, perché abbiamo visto anche altri magari avere, come ad esempio Doctor Who potrebbero essere, o lo stesso Krikkonen. Io penso sempre che abbia dei grandi margini di miglioramento e penso che magari, se non subito, più avanti potrebbe andare a infastidire questi piloti. Ovviamente bisogna sempre vedere l'effettivo quantitativo di tempo che dedicheranno all'allenamento per poter migliorare, però diciamo Doctor Who in termini di tempo sul giro potrebbe stare lì con loro, poi ovviamente bisogna vedere la costanza. Eh sì, per Krikkonen la crescita ci auguriamo sia quella del suo ex compagno di scuderia, almeno in Premier League la scorsa stagione, Daniele Plej, che poi è sbocciato nel finale della scorsa Premier League e quest'anno sta davvero ben figurando in sport, ma già nelle finals aveva iniziato a mostrare il suo valore. Robby, insomma, vecchia gloria del sito, Matipuzzo come detto, tra gli esordienti, anche tra quelli un po' più in difficoltà, che hanno anche loro il potenziale, però se non vado errato in Bahrain ha commesso un errore, è andato in testa a coda quando era nelle prime Sì, fasi di gara. Anche Alex Pilotin. È partito dalla pole, mi sembra, È e partito poi. davanti, ma poi si è perso con un errore a un certo Sì. punto. Intanto Krikkonen ha abortito il giro che stava provando. Anche Alex Pilotino, insomma, lo conosciamo così come Robby. Per lui, tra l'altro, l'unico dei piloti aver fatto registrare per il momento un tempo cronometrato con la gomma media tra gli esordienti, che però resta intanto Ferra, si va a migliorare in 1:32:155. Lima il tempo della pole, vedremo se riusciranno a scendere sotto il muro dell'1:32 i piloti. Arriva anche Doctor Who con la livrea speciale per la Red Bull, la vedremo. Per questa e probabilmente anche per le prossime due gare, perché dovrebbe durare un mesetto questa patch fino a poi all'introduzione di Jeddah, dovrebbe poi tornare la classica livrea della Red Bull blu scuro. Doctor Who per il momento resta in quarta posizione, subito seguito dal suo compagno di scuderia Kiko Driver, che dovrebbe essersi appena lanciato. Tra l'altro vi ricordo che per seguire al meglio questa sessione di qualificazione vi rimando al sito www.formulaitalianteam.it. Nella sezione statistiche c'è il tracker lifetime, sempre perfettamente aggiornato, ed anche a livello di meteo vi permette di capire meglio ciò che ci aspetterà in gara, poiché verso la metà dovrebbero arrivare delle perturbazioni, quindi sarà una gara. Boh, sì? Ah, Però ricordiamo che sempre il meteo è approssimativo, quindi quello sì, anche. non potrebbe.
cioè potrebbe non essere vero quello che sta scritto lì. Sono curioso di questa cosa, se è approssimativo solo per i piloti o anche per i dati che arrivano al tracker. No, le previsioni sono uniche. Quindi sono approssimative. Sono approssimative, sì. Okay. Poi magari può, in teoria dovrebbe piovere, magari può succedere che piove più tardi o prima rispetto a quando lo dice. Può, improbabile, ma può anche succedere che non piova proprio. Okay. Diciamo che cosa sto vedendo? O piove e non si bagna la vista. È un'approssimazione puramente cronometrica. Diciamo, magari arriva 5 minuti prima o 5 minuti dopo. Come abbiamo visto anche in Master League la scorsa serata, si è migliorato tutto Matti Puzzo, salendo in terza posizione. Sta per arrivare sul traguardo. Invece, Chicco Driver, buono per lui il parziale nel T1, anche nel T2 ovviamente va a migliorarsi a 2 decimini in ambo i settori dalla pole, quindi in primo momento accusa mezzo secondo dal tempo fatto registrare la parte di Ferra, ci si aspetta un 32 alto, vediamo come chiude. Non mi è arrivato il tempo, 33.3, non è stato un T3 felice, in effetti ha perso 4 decimi solo lì dal record fatto registrare da Ferra proprio in quel primo settore. Ferra che comunque ha il fucsia in tutti e tre i parziali, 24.329 al T1, 27.550 al T2, 40.275 al T3, per un totale di 1.32.155 millesimi. Che per il momento lo mette al comando della classifica. Dicevo in presenza di Super Simo, che leggevo anche dalla chat, ha effettuato un test a coda all'ultimo tornante ed è stato squalificato mentre che cercava di fare manovra, quindi un peccato per Simone Esposito. Lo troveremo sicuramente in griglia poi con tanta voglia di fare, e dovrebbe avere anche la gomma, scelta di gomma, nonostante no, non ha fatto registrare nessun tempo, quindi comunque è squalificato, no, credo che abbia scelta. In ogni caso si poteva scegliere la gomma. Allora probabilmente perché gli vengono cancellati tutti i tempi. E vedremo anche, non sarà una scelta facile per lui, poiché ci si aspetta questa pioggia, il meteo più o meno da abbastanza presto rispetto a uno stint di gara con una gomma media, leggermente in ritardo per uno stint con la gomma soft, quindi è complicata la scelta. Ci sono alcuni assenti, sì, Lore dalla chat, Mirko86B solo 10, come detto in precedenza due assenze si segnalano, quella di Naspaz e Chi come Dio, e come detto dalla prossima settimana, già se ci sono interessati in chat potete andare sul sito www.formulatalenti.com, ci sarà la sezione aperta, il topic aperto per la Formula Open, la categoria dove si può esordire, si inizia a familiarizzare con le regole, macchine finte, insomma i limiti della pista, la guida totalmente senza aiuti. E vedremo anche quale sarà la pista, perché sono curioso, e se sarà una determinata pista credo che avremo un pienone, magari non tutti i piloti nuovi, molti credo saranno iscritti ai campionati, però se sarà quella pista credo che ci sarà molta azione proprio su quel tracciato. Beh, sicuro sta parlando di Imola, però penso che lo sapremo. Io intendevo Portimao più, però va bene. No, vabbè, ma Imola non c'è, dopo le festività natalizie, no? Nel calendario. Ma Portimao ci colleghiamo settimana prossima. Appunto. Così vediamo la direzione, io lo dico per la direzione gara, si accorge, capisce meglio i limiti della pista, se si può fare qualcosa, e i piloti ne approfittano, insomma, per provare al meglio, almeno per una distanza di gara al 50%. Ultimo minuto di qualifica, c'è sicuramente un bug visivo perché Matti Puzzo procede molto lentamente, infatti, quindi stavo dicendo la stessa cosa, perché vedevo tutti tranquilli, dico, mi sembra che di sto passo nessuno fa l'ultimo tentativo, invece è il solito tempo sfasato per l'host che non ha un problema. Sono andati tutti quanti in pista con la gomma soft, quindi direi che possiamo pulire là. E anche a livello di prestazione, tutti hanno fatto registrare un tempo cronometrato con la gomma soft, tranne Alex Pilotino. Krikkonen si piazza in settima posizione, lontano 2,5 secondi dalla pole, ma comunque chiude un tempo importante a fare i chilometri, soprattutto per i ragazzi della Prime, che magari sì, lì davanti Ferra, Leuz, Matipuzzo, River, Doctor Who, anche lo stesso già da Chicco forse si inizia a soffrire, perché sono piloti che non dedicano così tanto tempo all'allenamento, vuoi lavoro, vuoi impegno, vuoi qualsiasi altro approccio al campionato, è normale, ecco, che ci sia una differenza così pesante magari tra i primissimi della classe e già il centro gruppo, che forse fanno anche fatica con un gioco che si è decisamente rivoluzionato quest'anno e con una pista che è forse tra le più difficili, nonostante sia stata anche patchata proprio due giorni fa con la 1.12, se non vado errato, l'ingresso di Imola, nuova livrea. Ha iniziato il suo giro intanto River Marathon, che insegue in classifica Ferra 87, Ferra vincitore in Bahrain proprio davanti a River Marathon, e poi Leuz in terza posizione, mi
Dr. Who, Matti Puzzo, Krikonen, Kiko Driver, Alex Pilotino, Super Simon, Aspaz, Kiko Medio e Robby a comporre quindi la classifica piloti dei 12 migliori 293 millesimi nel T1 River Marathon. Andiamo a dare uno sguardo se è anche un record. Ferra si sta migliorando e ancora in linea col suo tempo alla fine del secondo settore. Eh sì, Ferra è già prossimo. Dovrebbe ad arrivare al traguardo, migliorare leggermente la pole. E Leutz ancora in box. No, 24 Leutz... ha preso bandiera Leutz. Tanto molto Matti Puzzo sta togliendo un decimo e mezzo, è ancora troppo poco però per insidiare la pole. E allora arriva prima Ferra con il Fuchs al T1, dove è riuscito a guadagnare 60 millesimi sul tempo di Matti Puzzo. Accende il Fuchs e invece River nel T2, 27.4, rifila due decimi a Ferra, quindi magari anche una scelta differente di setup. Grande sovrasterzo di Ferra all'ultima curva, attaccando il cordone interno, migliora la sua pole position, 1.32.155, no, è rimasto lì. No, era un decimo e mezzo sopra. Sì, ha fatto 32.3. No, così. E allora arriva... Matti Puzzo sta togliendo un decimino, sì? Mentre River avevo visto che stava togliendo più di mezzo secondo. Doctor Who in seconda posizione, poi arriva River Marathon che spero prende per la River pole position. Spero per River che ho visto male. Vediamo, perché arriva anche Matti Puzzo con la sua Ferrari numero 98. L'interno anche per Matti, forse troppo ottimistico il taglio all'interno del cortolo. Resta in quinta posizione, perde 16 millesimi. Peccato perché aveva due ottimi parziali nel primo e nel secondo settore. Ha sbagliato Tornantino, che ha preso la scia di un pilota che aveva davanti il vento e è arrivato lungo alla staccata. E allora pole position per River Marathon davanti a Ferra, Dr. Who, bell'innesto lì davanti, quarta posizione per Leutz 27, poi Matti Puzzo, Kiko Driver, Krikonen, Alex Pilotino e Robby, che non ha fatto registrare nessun tempo cronometrato. Ricordiamo che sarà richiesto anche il giro di qualificazione a tutti i piloti che concluderanno il 90% di gara più uno, verrà controllata l'ultima curva da parte della direzione di gara. Altro il 90% tutti i piloti tranne l'ultimo, e in questo caso l'ultimo che ha fatto registrare un tempo cronometrato o l'ultimo, no, l'ultimo in classifica, quindi... Ah, ok, quindi Robby. Beh, no, Robby sì, non l'ha fatto un tempo, quindi penso sì, no, penso che deve tutti... essere l'ultimo che ha siglato un tempo, no? No, l'ultimo. Punto. Quindi Super Simo che è stato squalificato. La regola non esatto. Va. Mark, help, panico, dobbiamo precisare. Va bene, e almeno pensare abbiamo che abbiamo partecipato alla stesura. Ma sì, un grande classico. Ore e ore d'estate, mangiare a cena. Quindi sono i dettagli che. È un classico. Non si ricorda mai. E allora River l'unico sotto il muro dell'1.32 con un primo 31 secondi 888 millesimi, poi Ferra, Dr. Who, Leutz e Matti Puzzo a chiudere la top 5, seguono Kiko Driver, Krikonen, Alex Pilotino che scatterà anche con la gomma media, in seguito Robby e Super Simo. Quest'ultimi potranno anche loro decidere la mescola con la quale partire. A livello di usura dello pneumatico ci si aspetta una decina di giri di vita per la gomma soft, poi anche meno, in realtà potrebbe iniziare a cedere molto prima di questo varco, di questa deadline dei 10 giri, mentre per la media si può tranquillamente allungare fino ad una ventina. Decisamente scuro e intanto il cielo sul circuito internazionale di Shanghai, sulle 16 curve, i 5 km e mezzo del circuito cinese, che nella realtà, insomma, quest'anno per la situazione sanitaria ci è stato privato. Noi di Formula Italiana Team abbiamo approfittato per inserirlo, sia per nonostante sia stato reso molto molto difficile girarci con questi cordoni, ma anche per i panettoni inseriti all'interno. È una delle piste dove è quasi impossibile tagliare se non l'ultima curva, ma anche con dei rischi, perché ieri in Master League abbiamo visto alcuni piloti riportare dei danni come Raffo Idex sul cordolo. Ora non siamo ancora riusciti a capire, almeno io non sono ancora riuscito a capire, se sul cordolo interno o quello esterno. E però credo quello esterno, perché ricordo che l'ultima curva dovrebbe essere stata appiattita con l'ultima patch. Quindi hanno fatto delle cose. Va bene, sì. Diamo un attimo uno sguardo anche alle gomme, visto che ci siamo. Anche Robby e Super Simo puntano per una gomma soft. Il che fa pensare che la pioggia potrebbe essere leggermente anticipata. Sì. Vediamo, ha fatto un grande colpo Alex Pilotino oppure tutti gli altri 9 sono troppo ottimistici sull'arrivo di questa fantomatica pioggia.
farlo tranquillamente anche. Ah no. Sì, ah, bravissimi ragazzi, grazie mille Ernesto dalla chat. Stavo dando uno sguardo rapidissimo. Grazie mille, grazie mille. Oggi Mati rimonta, c'è cioè, ottimismo, non gufate. Solito Paolo. Intanto, tra l'altro, andate anche su Instagram. Ci sono cose belle, ci sono trofei tra felini, canidi, e succedono cose. Comunque sì, aspettiamo chiunque pilota, anche paddista, ben venga. Ce ne sono tanti, siamo diminuiti, quindi venite, serve di rimpolpare il campionato. La paddista. Vabbè dai, quest'anno in prime sono in 12, l'ho vista iniziare in 10, quindi finire tipo in 18 se non ricordo male, insomma... La Prime è un po' così, diciamo che essendo una categoria più entry level per i nuovi iscritti che magari ancora devono un po' prendere confidenza col gioco, con la guida senza aiuti, tende a iniziare magari con più posti liberi proprio per lasciare spazio a chi arriva, anche perché alcuni piloti magari non sono adatti per correre in Prime, ecco. Sarebbe divertente vedere un Luca D'Amico correre in Premier League. Così. Tanto inizia già ad arrivare la pioggia, sappiamo nel giro di formazione il sì. Meteo che troveremo in gara viene velocizzato e quindi insomma probabilmente arriverà prima del previsto questa pioggia. Mi permetto di dire che il comitato della Premier comunque dal 2016 è sempre stato svolto perfettamente, perché nel 2016 si è iniziato in tanti, 2017 un po' di meno, poiché tanti erano saliti nelle categorie superiori, 2018 si era ancora di meno, poiché quei pochi che erano rimasti erano saliti, 2019 e 2020 si è stato invece in parecchi, quindi e ad oggi Raffo Idex, Stem, ce ne sono tanti che dalla Prime proprio sono maturati, sono cresciuti, lo stesso l'ultimo Daniele Play, che come detto è stato per ben figurante Topping, sì, è vero, Advan Seppol, Schill, Poz Luca, Patrick Sperry, in realtà non ha proprio iniziato dalla Prime, però nella sua seconda diciamo venuta su Formula Italiana. A noi non ci calcola proprio. No, non ma a voi sì, niente, io non calcolo nemmeno me, anche se non l'ho corsa. Va bene, va bene. Allora ci siamo con le 5 luci che si stanno accendendo allo spegnimento della via del Gran Premio di Cina. Attenzione, Drive Trooper, farsa partenza di River Marathon che scatta decisamente in anticipo, mamma troppo mia. In anticipo, ha già un 3-4 secondi di margine nei confronti di tutto il gruppone, un disastro questo per River, subito intanto ruota ruota tra Leut e Mattipuzzo, è scattato quindi con un grandissimo colpo di scena questo secondo round per la Premier League, Gran Premio di Cina, lì nelle retrovie, Dr. Wu, Kiko Driver cercano spazio all'esterno nei confronti di Krikkonen che a curva 3 prova a resistere, sgondola un po' il posteriore della Aston Martin e di Leut, sono ancora ingarellati invece Kiko Driver e Krikkonen per la sesta e settima posizione, sembra riuscire a chiudere la manovra Kiko Driver, si prova a far vedere anche Robby. Alex Pilotin intanto arretra con questa gomma media, ci prova su di lui Super Simu per la nona e decima posizione. Super Simu è un momento costretto ad accodarsi, ha sicuramente tanto grip in più anche a causa delle temperature che essendo così nuvoloso saranno sicuramente molto molto basse. Dal lifetiming non ci viene segnalato nessun danno, qualche avviso e sicuramente il drive-thru per River Marathon, che però è scattato tanto in anticipo, non so se... Sì, credo un errore proprio grossolano, sì. Magari ha rilasciato la frizione per sbaglio, perché cioè, credo che valutando quanto più tardi sono partiti gli altri, credo che ancora i semafori non siano neanche accesi tutti quando è partito per i piloti. Decisamente partito, mi aspettavo magari un piccolo desync, può capitare, ecco, che ad alcuni piloti i semafori si spengono dopo, però così in prima è stato sì, molto, io ho pensato molto ci fosse tipo un bug della lobby perché era partito talmente tanto prima che ho detto, ma che sta succedendo? Super Simo ha provato sì. Attacco all'esterno su Alex. Allora torna ai box mestamente River Marathon per scontare il drive thru, già un grandissimo colpo di scena, ma siamo solo al secondo giro di 28, una gara molto molto lunga che tra pochissimo verrà già scombussolata dal meteo, visto che mano a mano si sta aggiornando sul lifetiming, lo leggete se siete lì online, tra 5 minuti è prevista la pioggia, ma è decisamente approssimativo perché come ci viene suggerito dalla direzione di gara stanno già cadendo le prime gocce e già Leutz prova a cercare un varco nei confronti di Ferra ancora prima dell'attivazione del DRS, se verrà attivato il DRS vista l'acqua che sta già cadendo sul circuito di Shanghai. Mattipuzzo primo spettatore un po' arrancante per la verità di questa lotta per la prima posizione, poi le due Red Bull con Dr. Who e Kiko Driver in quarta e quinta posizione, sono sì, Krikkonen e Robby sembrerebbe... e Alex Pilotin. Kiko Driver sembrerebbe averne di più in questo momento rispetto al suo compagno di squadra. Vediamo se magari sul dritto
l'oltre chilometro che teniamo a portare alla stacca di Cura 14, arriverà un ordine di scuderia per provare a far sfogare almeno in questa fase Kiko Driver, e dovranno decidere cosa fare con la sosta, perché sono entrambi molto vicini e insomma, il garage è uno, la piazzola è una. Comunque River non è tanto distante dalla nona posizione, ma niente buttato. Sì, 18 sì, secondi. No, il problema è recuperare almeno il podio per lui, sì. Ormai, a meno che non entri ovviamente una safety car che potrebbe rimetterlo in gioco, diciamo è difficile perché il suo passo è più o meno simile a quello degli altri due o tre davanti, diciamo, quindi a meno di un qualcosa che gli consenta di recuperare quel gap, dubito possa recuperare tutto questo tempo qui a fine gara. Bagarre intanto tra Robby e Krikkonen, con Robby che ha cercato il sorpasso all'esterno nel tornantino di curva 14, Krikkonen che all'interno si è difeso, sta arrancando nei confronti delle due Red Bull lì davanti che non si sono ancora invertite, e per il momento Robby, forse anche con l'esperienza vista la situazione di gara non facile con la pioggia che sta cadendo e i piloti che sono ancora con le gomme slick, ha trovato un feeling maggiore probabilmente in questa fase Robby. Vediamo, Krikkonen in trazione sembra riuscire a ritrovarsi e a provare almeno a stare calmo, tenere a bada negli specchietti la sagoma della splendida Alpine. Ricordiamo che Robby ha gomma nuova, sì, senza di Grigo è una gomma usata. Abbiamo seguito per qualche istante dall'onboard Leutz, abbiamo ascoltato la power unit che monta, va a motorizzare proprio la Aston Martin. Sempre di Mercedes si tratta, però ce l'abbiamo gustata per qualche istante. Si è ritrovato anche Dr. Wu, qualche decimino di vantaggio nei confronti di Kiko Driver. Quello che stanno quindi prendendo le misure con questo. Attenzione a Leutz, sì, tutta la scena nei confronti di Ferra che difende l'interno, ancora più interno Leutz, splendida manovra, sembrava fittare l'esterno ma trova il varco interno, molto interno anche sul cordolo, la trazione dall'esterno potrebbe favorire Ferra che è andato a sfiorare il cordolo esterno, Leutz da ancora all'esterno dell'ultima curva, si rispettano molti, molto, finisce nella via di fuga Leutz, ma è stato molto bravo anche Ferra a lasciare lo spazio e anche per l'IRS Ferra. Nonostante ciò, porta abbastanza velocità Leutz all'interno di curva 1. Attenzione perché è molto complicato in questo frangente. Si salta tanto sui dossi e Leutz con una traiettoria più interna fa meno strada, ma Ferra dovrebbe avere richiamo per curva 3 verso sinistra. E così dovrebbe riuscire ancora a restare davanti. Si agganciano quasi, l'accompagna verso il cordolo. La trazione di Leutz è fantastica. Riesce bellissima per il momento manovra a portarsi davanti al comando del Gran Premio di Cina. Switch al quarto giro. Un duello iniziato già nel corso del terzo. Un bel duello molto rispettoso. Lore da Prime che mi garba, ecco, quando dice sì ma se la categoria cadetta, però dei duelli così mi permetto di dire che ieri in Master è finito peggio. No, è stato molto rispettoso da parte di entrambi, ma sono stati anche molto bravi perché comunque in queste condizioni, con la pista che secondo me ormai è prossima al passaggio intermedio, riuscire a fare tutta la chiocciola, anzi in realtà dal tornantino che stavano appaiati, dalla penultima curva del giro precedente che stavano appaiati e non si sono toccati e si sono lasciati il giusto spazio, molto bello. Matti Puzzo insomma si è gustato un bel duello e per il momento il DRS è ancora abilitato ed è sotto al secondo nei confronti di Ferra, che invece è uscito da questo fantomatico secondo per poter utilizzare il DRS. Matti Puzzo va a non ancora aprire l'ala, quindi il detection point è posto prima della seconda chiocciola di curva 12 e 13, forse ci ha passato il ritardo in quel frangente. Grande bloccaggio intanto di Ferra, sembra un po' in difficoltà. River ha mangiato 5 secondi e Super Simo. Beh, decisamente pronto, ecco. River intanto va ai box Ferra e soffre un po' di questo rientro ai box Matti Puzzo, che si è distratto andando leggermente e lungo all'ultima curva. Chicco prova, se è azzecca, perché ad occhio la pista sembrerebbe cominciare ad essere più umida. Però sono entrate le due Mercedes insieme. Sicuramente un guaio. In teoria non dovrebbero avere grossi problemi da questa cosa, perché dopo la patch che hanno fatto si erano già riposizionati i meccanici. Un pochino più lento. Vabbè, ci sta anche. Sì, è normale. No, una soft per Robby. Sì, l'ho vista. Io vedo la media per Robby, scusate. Una media. Non me lo dimenticherò mai, purtroppo. Ma guarda, io non sbaglio solo perché c'è scritto M, perché altrimenti se vedo la gialla continuo a chiamarla soft.
E allora tutti sulla gomma intermedia: Ferro, Chicco Driver, Krikkonen, Super Simo e River Marathon. Robby invece purtroppo ha commesso un errore ed è andato sulla gomma media. Si è girato Robby. Robby che con questa gomma sta facendo fatica. Infatti ero su Alex Pilotino, che pure è su gomma media, che è un pochino più in temperatura, e lo vedo proprio fate molta fatica in questo momento per ma guarda, basta che guardate i primi due quanto fatica stanno facendo. 24,3 per il momento il distacco tra Lewis e Ferra, 24,4, 24,3, mano a mano si aggiorna, e credo che Ferra sia già in occasione di poter guadagnare del T3. Ovviamente nei primi due settori ci sta anche il doverla portare in temperatura la gomma. DRS appena disabilitato, e questo potrebbe significare che Ferra, diciamo, potrebbe non aver guadagnato molto in questo giro. Sì, è appena anticipata la chiamata da parte di Ferra, per Chicco Driver comunque doveva per forza fare così, prendersi questo rischio. Lewis, se ci fosse la Yaya nel 2007, non lo so quanti piloti ma non solo lui, ne ho visti tanti nel corso della settimana andare lunghi, quindi un peccato. Vedo Ferra che blocca tanto le anteriori. Già l'avevo notato prima, quando avevo le gomme slick. Adesso con le intermedie è accentuata la cosa. Deve essere attento. Vediamo che Lewis sta uscendo. Ferra dovrebbe essere davanti. Di poco. Sì, appena davanti. Ferra non hanno aiutato in quel frangente le telecamere, però un secondino è lì davanti. Quindi tutto da rifare per Lewis, senza DRS questa volta, anche se insomma il duello poi era addirittura andato a portare il DRS in favore di Ferra. Tanto scambio di posizione anche tra, no, è Alex Pilotino che è andato in box, quindi non c'è stato un duello tra Krikkonen e Alex Pilotino. Dici, River ha dovuto attendere la sosta di Robby, che aveva montato le medie, quindi ha perso altro tempo. Tanto River su Alex ha perso tantissimo tempo in quel giro sulle medie. Alex, Sì, era lì in lotta per la sesta posizione con il gruppo. Era con Super Simo. Ha perso quasi 6 secondi. Forse anche qualcosina. Un peccato, abbiamo perso anche Robby, che invece se la stava giocando un frigo. Non arriva su Alex. Approfittato del lungo di Alex, sì. Condotta per il momento con la testa, comunque, nonostante l'errore da parte di River, si è messo lì, ha fatto il suo ritmo. Per carità, questo può fare solo questo, perché finché non esce una safety car sarà difficile recuperare nei confronti almeno della top 5, perché poi da Krikkonen mi sembrano, almeno con la gomma slick, hanno avuto un ritmo che River può tenere con più comodità. Super Simo su Krikkonen, in un punto decisamente particolare, sono arrivato che erano già appaiati. Sì, si è buttato, non so se ha sbagliato, magari Krikkonen ha frenato un pochino più prima, diciamo, rispetto al punto di staccata. E vediamo se Super Simo riesce a trovarsi più a suo agio in queste condizioni meteorologiche, visto che sull'asciutto purtroppo in qualifica a testa quota è squalifica dalla sessione, nel mentre che faceva manovra il gioco lo ha considerato come se stesse andando contro mano, nel mentre che faceva un 360 per ripartire. E nei primi giri in effetti è sembrato forse anche tappato un po' dall'ex pilotino, che con la differenza di gomma stava cercando un sorpasso ottimistico all'esterno del tornantino. Nel corso del secondo giro è andato a frenare sul cordolo esterno, lì subito si è bloccata l'anteriore sinistra, è andato lungo perdendo del tempo. Per il momento si mantiene sui 14 secondi da Chicco Driver, ed è un passo che poi porta lì alla top 5. Tra l'altro Chicco si è staccato da Dr. Wu, che invece è andato addosso a Matipuzzo, che ha perso tanto da Lewis, e Lewis più in difficoltà a tenere il ritmo di Ferra con il bagnato. Sì, appena ho detto che Chicco sembrava averne di più di compagno, ha iniziato a perdere. Comunque credo che Ferra abbia un assetto più da bagnato, perché l'abbiamo visto, cioè stavo notando prima sul rettilineo quando Lewis l'ha superato, Ferra non sembrava nemmeno volersi difendere più di tanto, quasi aspettasse la sosta per iniziare veramente la sua gara, diciamo così. Deve aver commesso un errore Krikkonen, poiché River è passato ed ha già tanto margine, forse anche lui lungo al tornantino di curva 5 come ha fatto l'ex pilotino in precedenza, però molto più lungo rispetto a quanto fatto dal pilota Ferrari numero 66. Posso dire che non è tanto bagnato,
No, le gomme non alzano neanche acqua, da quando, almeno ma, dal mio visuale. Credo sia un po' un bug visivo, perché solo nel tratto delle S7-8, il doppio richiamo a sinistra, lì si alza un po' d'acqua. Poi il resto, sì. Anche ieri in Master, non c'era lo spray da parte delle vetture, tant'è che quando poi è stato disabilitato il DRS, noi in alcuni tratti vedevamo il diluvio, in altri invece tutto asciutto, quindi... è un po' difficile reggere la situazione da quanto ci fa vedere il gioco. Non so, per far vedere una cosa, se sì. Puoi andare sull'onboard di un pilota e poi mostri la visuale all'indietro, vedi che non c'è acqua che si alza. Però tranquillo che adesso tra pochissimo quando arriveremo nel tratto dove sta per raggiungere Ferra, nel richiamo a destra, nella S, sicuramente si alzerà l'acqua. Sono adesso onboard con Ferra puntando alla coda nella Mercedes numero 87. Vediamo. Ma adesso non si attiva perché il gioco si emoziona. Ecco, la voce si fa bellissimo. Grazie mamma God the Master. Che meraviglia. Tanto buonasera, ringraziamo per il follow. Aleviane 02 e MattPro 007. Grazie ragazzi anche a voi per il follow. Gerardos 930, Road to 1000, vicini quanto è vicino Doctor Who anche a Mati Puzzo per la terza posizione, una terza posizione che è da lungo, portare decisamente lungo, sì, attenzione agli incroci di traiettoria con Mati che è rientrato in pista molto sportivamente, ha lasciato l'esterno a Doctor Who, ma non è un esterno facile e in queste condizioni soprattutto andando a trazionare su quel cordolo. Per il momento Doctor Who è davanti, ma sono curioso di vedere chi ha preso il DRS, poiché la linea nessuno, è proprio nessuno. Ah, è vero, giustamente, però non vedevo la falsata, quindi dico vabbè, allora c'è ancora il DRS invece. Mi hanno turlupinato. E allora Doctor Who sale in terza posizione per il suo campionato, soprattutto fa comodo continuare a guadagnare nei confronti di Mati Puzzo, per carità, siamo ancora alla seconda gara di 20, ma le finals e soprattutto le novità che arriveranno tra pochissimo per le finals, gli obiettivi finali, insomma, potranno potranno concedere quel guizzo in più ai partecipanti di voler fare un'ottima prestazione, perché no, anche per i ragazzi della Prime. L'anno scorso fui molto orgoglioso di F che nella qualifica completa si mise lì nella top 10 insieme ai primi della classe della Prime, della Pro e della Sport League, quindi è una Prime che al solito mano a mano, magari i primi GP sono un po' di difficoltà per alcuni, poi gara dopo gara è anche normale, insomma è l'emblema del fatto di tanti piloti che entrano, vogliono, fanno una gara e se non vincono abbandonano, purtroppo sono capitati, sono passati qui su Fit, chi ha la testa invece per restare, allenarsi senza magari la caccia ossessiva al tempo a fare subito la migliore prestazione, ma invece chiudere i giri, chilometri, imparare un po' alla volta, stare calmi, accontentarsi anche di un'ultima posizione, però essere arrivato al traguardo è un obiettivo che a tanti fa piacere ed è lo spirito base un po' della Prime nata su F1 2016, se non vado errato, sì. 2016, ok. Prime, sì. Comunque, se prima si parlava di un Ferra con assetto da bagnato, mm-hmm. al contrario il compagno di squadra che secondo me non ha per niente un assetto da bagnato, visto che sta arrivando lungo ad ogni curva. Sì, Krikkonen era lì in lotta ai margini della top 5, è stato tutta la gara in sesta, settima posizione. Che ha raggiunto Super Simo. Super Simo non male il ritmo, perché con Kiko Driver ha perso un secondino nel corso degli ultimi 3-4 giri, ma River Marathon, che tra l'altro si giocò la Prime League contro lui su F1 2019, poi per lui il passaggio la scorsa stagione nella Sport League, non una stagione facile, è facile anche che vengano poi a mancare le motivazioni. River Marathon prova la staccata all'interno, Super Simo mantiene la traiettoria al centro della pista, per il momento riesce a difendersi, ha già 15 secondi e 7, appena River si è fatto sotto allungando la staccata ha perso ritmo nei confronti di Kiko Driver. Sarebbe interessante vedere se Super Simo riuscisse a farsi passare da River Marathon e poi provare a restare agganciati. È vero che non c'è il DRS, però magari avere una vettura lì davanti in queste condizioni ti aiuta con le traiettorie e magari l'esperienza di River potrebbe permettere a Super Simo di restare agganciato ed andare a riprendere Kiko Driver per la quinta posizione, in cui River in realtà non è stata felice, ecco, il suo ingresso in curva 3. Attenzione che Kiko Driver è arrivato su Mati Puzzo, è sprofondato Mati con la pioggia. Sì, è lo stesso sta facendo Lewis, che prima ha perso più di un secondo.
ed è una pioggia che durerà ancora un po', perché ci vengono segnati ancora 10 minuti di pioggia e poi 15 minuti nuvoloso, 30 un tiepido sole tornerà ad affacciarsi, quindi potremmo avere un finale di gara di nuovo sulle gomme slick, dato qualche piccolo colpetto di lag da parte di Kiko Driver, e potremmo avere quindi un finale di Arriva. gara nuvoloso. River Tsunami, sì, molto vicino a Super Simo. Tenta, prova a farsi vedere ovviamente qui, tanto direi che possiamo togliere la grafica delle gomme visto che porta via spazio, sono tutti ovviamente sulla mescola intermedia sovrasterzo parte di River Marathon alla 12, che è saltato su un cordolo interno che in queste condizioni è una vera e propria trappola, perde così l'occasione, un altro giro di poter attaccare Super Simo, resta per il momento in settima piazza. Saluti dal box Red Bull, viva la Prime, buonasera Stefano Canino, vi invitiamo al solito ovviamente anche a passare alla pagina Facebook che gestisce Stefano Granino, una scalata che è passione, che ormai macina numeri, ci sono arrivati un board. Come? Marchette. Marchette, però fidatevi, passate con una scalata che è passione, che sono ci sono li ho montati, ci sono arrivati un board del FIA Clean Master che si è svolto in Portogallo la settimana scorsa ed è come i mondiali del calcio, almeno per le cronoscalate, quindi c'erano piloti, vetture assurde. Ho montato cose che mi facevano tremare stando sulla sedia, quindi ne vale la pena. È una disciplina particolare, magari non seguita da così tanti appassionati della Formula 1, però anche di quello ne vale la pena. E comunque, al solito, ringraziamo anche Stefano per la condivisione della Master League proprio su questa pagina. È comunque una vetrina, una possibilità. Molto vicino anche Chicco, intanto a Matipuzzo, qui ne è guidato addirittura dall'esterno. Sembrava poter riuscire a lanciare, ad infilare muso della sua Red Bull, è costretto nel momento ad accodarsi, vediamo se arriva in trazione, si avvicina a Super Simo, no, riesce sembra a trovare un po' di spunto la McLaren Arancio Papaglia per difendersi nei confronti della Alpina, che tristezza, della Transalpina, dell'Alpine. C'è River che sembra sbagliare sistematicamente le curve più importanti per cercare di portare un attacco sul dritto, quindi Attenzione. dovrebbe inventarsi qualcosa in qualche altro punto. Segnala anche un'altra lotta alle spalle, Rigonen e Alex Pirodin. E allora, tripla lotta per il momento, proviamo a capire chi riuscirà a combinare il sorpasso. Per il momento Kiko Driver non è sufficientemente vicino alla stecca della 14, allora vediamo River che perde un River è po' la vicino coda. adesso, comunque più vicino rispetto a Sì. prima. Rispetto a quanto fatto in precedenza, assolutamente sì. Allora, sicuramente l'Hertz ha erogato la massima potenza su ambo le vetture. Non si avvicina sufficientemente per poter tentare una staccata sicura. Una staccata più ottimistica. Riesce ad infilare, chiude senza fare troppi complimenti. Super Simo, una ruotata. Per fortuna non arriva il testacoda da parte dell'Alpine River Marathon. C'è da dire che sia Super Simo ha fatto le Vanno. spalle grasse, e spalle grasse, le spalle grosse, Diciamo che che sia River ha River. fatto Esatto. un'entrata molto ottimistica lì, cioè. Esattamente. Anche a Fabe TM, grazie per il follow. Si è lanciato all'ultimo, è stato questo il problema. Magari farsi vedere fino. Ovviamente Super Simo sa Altro. che River è lì, però anche il tagliare verso destra, verso l'interno del cordolo, successivamente il movimento in frenata da parte di River per provare forse anche ad evitare la vettura di Super Sì, Simo. quello Magari si era sicuro. accorto che non ci stava. Io ho visto al momento in cui ha staccato, ho capito subito che sarebbe arrivato lungo, quindi. E non mi era sembrato, almeno in quel momento, affiancato da poter provare la staccata, quindi. Vabbè, alla cagnotta. Diciamo che Esperienza per secondo me è entrambi. stata una cosa da frustrazione, perché sono diversi giri che stavo perdendo tempo qua dietro, perché di passo ne ha di più, ma sul bagnato superare non è facile, quindi credo un po' di frustrazione abbia tentato alla fine un attacco alla prima occasione effettiva che ha fiutato. Scusami, dite a Rob che ha dimenticato il tasto pigiato dell'ERS. Forse è un A danno meno che come è non ha successo allora. avuto. Sì, a meno che non ha il bug come ce l'ho avuto io. Oh no. Purtroppo online è capitato, ecco, che al buon Lopez Ok, che adesso l'ha fosse rimasto staccato, attivo se non l'ERS. vedo male. Largo Leutz è uscito dall'ultima curva. Si è ritrovato un po' intanto Matipuzzo nei confronti di Chicco, ha ripreso qualche decimo di sicurezza. River Marathon per il momento resta dietro a Super Simo, lo stesso Alex Pelotino che era arrivato sotto a Krikkonen. Per il momento resta fuori dal secondo, tra l'altro per River Tsunami, come ci segnalava il buon Ernesto, è arrivato un piccolo danno sulla paratia di sinistra. Leadplate Sì. laterale sinistro, molto leggero, ci viene segnalato dall'app. E probabilmente in queste condizioni si sente, ma non troppo, speriamo. E quindi per il momento resta lì. Intanto di colpo si rifà Attenzione. sotto l'ex pilotino a Krikkonen.
Sempre staccatella 14, Krikunen, tutto all'interno, prova ad affondare un gran colpo dall'esterno, Alessandro Capuozzo incrocia le traiettorie, non riesce ad incrociare la traiettoria, ah, quasi si ferma Alex, sembrava essersi spento per un attimo. Può fare una cosa, o gira, attenzione a Chicco, che riesce a superare Mati prima della S, sì, era prima della S. Ha incrociato in uscita dalla curva 6. Molto titubante comunque adesso Mati Puzzo, sono a bordo con lui, non sembra quasi non fidarsi, allontanò da tutti i cortoli, un po' di short shift anche, forse anche non hanno provato questa situazione da bagnato in casa Ferrari, viste le difficoltà per Mati Puzzo ed Alex Pilotino nel trazionare proprio in uscita dal tornantino per Alex Pilotino, tornantino della 14, tornantino della 5 invece per Mati Puzzo, che così è stato sopravanzato da Chicco Driver. Doppia mossa quindi in casa Red Bull, prima Doctor Who e poi con Chicco Driver per salire in terza e quarta posizione. È un bel colpo in ottica costruttori, capitolo costruttori tra l'altro guidato dalla Mercedes di Ferra e Krikkonen con 34 punti, 18 per l'Alpine a pari merito con la Red Bull, poi 17 per la Aston Martin, 15 per Ferrari, 7 per la McLaren, che questa sera è rappresentata in pista solo da Super Sim a causa dell'assenza di Naspaz. Sembra aver smesso di piovere, diminuita la pioggia, quindi vediamo sì, se meno gocce rispetto a prima. Sono curioso se la pista si asciuga rapidamente, se si va, se bisogna scegliere una media o una soft tra Ferra e Leus, visto che Leus si trova meglio sull'asciutto. Dici, guardi light timing più 5 minuti in nuvoloso. Eh sì, più 5 minuti nuvoloso, resterà nuvoloso per il prossimo quarto d'ora e poi invece si andrà ad affacciare un tiepido sole, quindi sembrano essere terminate almeno per questa sera, quest'ultima serata qui in Cina per i campionati marchiati Formula Italian Team. Abbiamo iniziato da lunedì con la Sport, martedì la Pro, ieri sera il grande appuntamento con la Master League, questa sera a concludere come di consueto la categoria cadetta al 50 anniversario, nome molto vicino a Super Simo, alla staccata della 5 si lancia all'interno di cose, Simo incrocia tanto lungo. E allora bravo Super Simo a tenersi esterno e poi incrociare. Avete disperato il rigore là dietro. Credo dovrò anche sostituire l'ala con, se si tornerà all'asciutto, visto che magari con la pioggia te lo puoi permettere di girare ancora l'ala leggermente danneggiata. Magari vista la velocità, insomma, Super Simo si sta difendendo egregiamente, perché però sull'asciutto River, anche per ottenere la pole, sembra doveva avere una velocità ottima nei confronti del pilota McLaren. River sostituirà l'ala, anche perché comunque diciamo nella seconda metà dovesse uscire una safety car qualcosa lo rimetterebbe in gioco e per far capire sicuro quanto sta andando male di Puzzo. C'è Super Simo che adesso è a 14 secondi male di Puzzo, quando in realtà prima era 17 più o meno. E nonostante tutte le lotte che ha fatto Super Simo con River, per il momento si è assestato il distacco tra Ferra e Leutz, sono arrivati sui 5 secondi e poi sono sempre rimasti lì 5-1, non si è mai andati oltre il 5,5 e quindi per Leutz c'è ancora un'occasione anche con un... sarà difficile la scelta della gomma, perché in questo momento la soft con lo scarico di carburante arriverebbe al traguardo, ma con molte difficoltà, bisognerebbe essere molto bravi a gestirla. La scelta della doppia sosta della scorsa settimana da parte di Leutz in Bahrain fa pensare che magari l'accessore della gomma non è nelle sue corde, nelle sue potenzialità, nel mentre che viene abilitato il DRS della direzione di gara e quindi quasi sicuramente vedremo tutti i piloti fermarsi ai box in questa tornata. Krikkonen era il primo che non era passato ancora il traguardo, è seguito subito da Alex Pilotino. È a 31 secondi a River Maron, quindi dovrebbe essere ancora al sicuro River, a meno che non succeda qualcosa adesso in quest'ultimo giro. Attenzione, perché Krikkonen è compagno di Ferra che sta adesso arrivando alla penultima curva. Diciamo c'è tempo, però potrebbe perdere qualcosina. Assolutamente sì, nel posizionamento di solito commettono qualche errorino. A 5 secondi, quindi. Sì, no, vabbè, ampio margine. Non dovrebbe perderli tutti e 5. Tanto River continua a farsi sotto a Super Simo, ma seguiamo la sosta per Ferra che rientra molto bene ai box. Fa lo stesso Leutz. River Marathon 6-7 decimi, non sembra poter riuscire a sferrare l'attacco. Sembra il tornantino con la 14 prima di tornare ai box. Allora, le due Red Bull che potrebbe perdere qualcosa.
arriva la media per Ferra, media per Leutz, Doctor Who e Kiko Driver 8 secondi e 6 tra di loro, quindi potrebbero fare la doppia sosta con Kiko che potrebbe perdere qualcosa. Non sembra ripartire Doctor Who. Ok, era un magavesimo. Perde qualcosa Kiko, ma ce la fa. Krikonen. Riparte mestamente la sua Mercedes Super Simo. Super Simo prosegue, no? No, è duro. Arriva invece, torna giustamente ai box. Probabilmente anche per lui gomma media, bandiera gialla nel T1. È sempre, credo, no, un Alpine? Sì. Sì, Robby. Robby, sì. Facendo doppiare, sì. Seguiamo River che va a cambiare l'ala. E gomma media anche per lui. E allora sicuramente, nonostante il cambio dell'ala, prenderà la posizione nei confronti di Super Simo, che con questa gomma intermedia, ovviamente ora con la pista asciutta, si andrà totalmente a bruciare. Per il momento 8 secondi e mezzo di vantaggio su Kiko Driver. Ah, ritiro per Matti Puzzo con la gomma fredda. E attenzione, perché se tra una safety car Super Simo si salva in una maniera incredibile. Ha giocato la matta. L'uscita da curva 3. Si sta fregando le mani. River rientra in gara. Fa bene anche qua, questa è un'accelerazione molto difficile, soprattutto un gomma gialla in queste condizioni. Appena uscito dai box, qualcuno ne sa qualcosa. E allora safety car che va a neutralizzare la gara, purtroppo non riuscirà a sdoppiarsi e Robby, e da regolamento anche chiediamo ai piloti di evitare qualsiasi manovra che vada a creare problematiche mentali al buon virtuale Vermeilander. Suggerimento che darei io: una volta che si è codato alla safety car, ai box, esatto, anche si per la sopravvivenza fondo, di Robby, perché magari non funziona perfettamente il ghosting, si riceve un danno al fondo e già una gara da doppiato si complica ancora di più. Quindi sono curioso, perché Doctor Who per qualcuno c'è il margine di tentare una sosta e mettere la soft, tipo per Kiko Driver, perché hanno tutti il delta e quindi si faranno sicuramente due giri sotto safety car, 10 giri con la morbida. Quanti giri fanno queste gomme rosse? Attenzione che Super Simo forse potrebbe mantenere la posizione su Kiko. Anche sì. E sono curioso di vedere se la prova. Molto lento in box. L'entrata sì. Si è girato l'ex pilotino. C'è un delta abbastanza stringente, perché stavo in un board con River che sta andando veramente pianissimo. Ma io nel secondo settore vedo ancora acqua sulla telecamera. Sì, 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 ho fatto caso anch'io. Non si è fidato intanto Super Simo della prima soft. Prima River anche ai 30, no, diciamo 40 orari si stava a girarli nelle S. Gli è partita proprio dietro, nonostante stesse andando pianissimo, una mossa molto strana. Super Simo esce quinto, SG! Super Simo! C'è tempo prima che arrivi River, riparte... Calma, River, squalifica di nuovo. No, povero, no. E allora sono tutti su gomma media per il momento. Ecco, approfittiamo anche di un recap, perché Super Simo con questa safety car risulterebbe anche il pilota che ha guadagnato più posizioni rispetto al via. Sembrava quasi finita per lui, visto che aveva proseguito con la gomma intermedia nonostante la pista fosse stata dichiarata asciutta, visto che era stato attivato il DRS. Krikonen intanto torna in box. Mattarus, ma devi stare attento, perché rischia di non riuscire ad accodarsi con... Ma io, Rossa, il gruppo è tanto sgranato in effetti, non so se Alex Pilotino e Krikonen riusciranno a riaccodarsi, però essendo ancora il 17° giro, di solito sappiamo che finché si è al centro della gara la safety car permette di aspettare ancora un po', quindi insomma io non direi comunque. Ah, ma quella Lobby Pro era tutta storta, non ci penso. Per il momento prosegue la Mercedes rossa. C'è River che scalpita, perché ovviamente c'è da riaccodarsi. La cosa importante è che devono riscaldare bene le gomme adesso. Anche queste medie, sì. Arriva un altro guardo, ma bisogna portarle bene in temperatura. E attenzione a Leutz, che se Ferra aveva un assetto da bagnato... Ha girato Alex nel frattempo. Leutz aveva un assetto da asciutto, quindi... C'è da dire che questa safety car ha aiutato molto i piloti, perché in queste condizioni di transizione fra il bagnato e l'asciutto la pista è molto insidiosa, e avendo montato gomma gialla avrebbero avuto ancora più difficoltà. Quindi diciamo che adesso la pista si andrà piano piano ad asciugare sotto safety car, quindi quando ripartiranno dovrebbe essere un pochino più gestibile la situazione.
intanto ci viene segnalato da Canino dalla chat che la classifica risulta spallata. Intanto disconnessione per Robby, speriamo riesca a rientrare prima della ripartenza, poiché Kiko Driver dovrebbe essere in quinta posizione, mentre da noi risulta quarto. Ma non so No, chi può quarto. esserci davanti Io lo vedo a quarto, non Kiko, cioè. so chi vede. Chi ci deve stare davanti a Chicco? Sì, infatti ci dice se magari ci abbiamo Cioè, in sentito. questo No, momento c'è perché. Robby, ma è che è doppiato, però. Robby è doppiato. Tra l'altro, qualche gocciolina d'acqua sempre qui alla S. C'è proprio una conca qui in questo Sì. tratto, si vede. Quindi. Oppure i fan che tirano l'acqua ai piloti. Intanto, Assecchiate Kringle e proprio. l'Alex Pilotino. Ah, di nuovo girato l'Alex Pilotino al secondo testa coda in questo regime di safety Terzo. car. Terzo. Non vorrei che abbia riportato i danni al fondo in qualche manovra e Rischia che di gli aver si sia surriscaldato le complicato. gomme, magari è per Anche quello se. che fatica molto. Robby intanto rientra con il gruppo che in questo momento è tutto accodato, tranne Krikkonen e l'Alex Pilotino. Sì, allora la macchina. No, che fa il bot di Robby? La macchina Prova a che vede sdoppiarsi. davanti a Kiko è la macchina di Robby, che è doppiata. Vediamo, al massimo per i doppiati, se non fermarsi ai box, anche una manovra diciamo un po' molto borderline che potrebbe creare qualche difficoltà e mettersi fuori pista, però Tanto Robby deve ancora prendere la fermarsi. posizione. No, non devono farlo perché poi succede un casino. Perché potrebbe dare bandiere gialle e sorpassi illeciti a Gugu, quindi è meglio che. No, in casa Williams siamo stati bravissimi, l'abbiamo fatto. Non ero doppiato, però l'abbiamo fatto. Quarto chicco confermato, gli si era spallata la classifica e Supersimo gli appariva davanti in classifica. The Master, I love you. Va bene, grazie Ok, Robby ha Steph. ripreso Mamma la mia. vettura. Ha Tipo di ripreso la paradigma. vettura, stava per entrare dentro Ah, Dr. Wu. attenzione a Robby perché in questo momento non è più fantasma, Ghost. boss, perché sotto safety car si toglie, non so perché. Quindi comunicazione sia a Dr. Wu che a Kiko, fate attenzione. Perché alla Codemaster la qualità gli ha rotto il cactus e quindi fanno cose. Ogni sta Però è bello, vedi che ogni anno si inventano nuovi bug, mettono cose. Ne? Faranno c'è un muro delle idee stupide, e dove ogni volta un dipendente nel Madonna, corso dell'anno le mette ma lì e poi non per hai il prossimo capito. capitolo. Lo fanno Lo fanno per per il noi. prossimo anno, sì. Ma lo fanno per noi, per vedere quanto riusciamo a capire le cagate che mettono nel gioco. Ma sai che Perché chi noia più ne fosse stato un scopre. gioco perfetto? Cioè, che facevamo? Il regolamento erano due punti. Il sistema punteggio e il C'è calendario. Il resto Krikkonen basta. che ancora non si è riaggregato al gruppo. Non so se ha commesso un Neanche Alex. errore. Questo è il terzo giro. Di solito comincia già ad essere l'ultimo. Di solito oltre i tre, e infatti. Infatti. No, ma stiamo Rallenterando veramente molto nel molto T3, quindi indietro. forse Grigorian ce la fa ad accodarsi, poiché nel T3 si dovrebbe rallentare molto, soprattutto per la scelta di Ferra, per decidere quando ripartire, visto che ieri in Master abbiamo visto tre ripartenze da parte di Ted in tre posizioni differenti, una volta sul rettifilo principale, un'altra dopo il tornantino di curva 14, un'altra poco prima dell'ultima curva. In tutta onestà, mi permetto di dire che qui sul rettifilo principale è il punto dove i piloti meno se l'aspettano e meno puoi favorire il tuo aver trazionato in anticipo. Quindi rallentare molto di più qui sul lunghissimo rettilineo per poi scattare in questa fase poco prima della staccata. Personalmente mi sembra la scelta più comoda ed anche quella che crea meno All'evento. panico. Perché martedì personalmente ho fatto in questo modo e almeno eravamo tutti già separati. Certo, non si poteva sorpassare visto che era un punto un po' atipico, visto che eravamo tutti slanciati, però anche a livello di sicurezza puoi sempre dire ah Riparte no, Ferra. era una finta e quindi fai di Valum. nuovo l'ultima curva per evitare errori. Lewis infatti resta molto vicino a Ferra che È proprio ha andato commesso un errore lungo all'ultima proprio, sì, curva. in Sì. ripartenza. E allora vediamo, si Solo che avvicina Lewis molto potrebbe già all'interno subito a attaccarlo. curva 1, bandiera gialla tra l'altro nel T3, Super Simo al sorpasso di Kiko Driver. Era Kiko Robby che forse ha sarà. commesso anche lui un errore. Ah, per farsi doppiare. Robby si era messo fuori pista a farsi doppiare. Perfetto, grazie mille. Vedremo allora anche la rimonta adesso di River Marathon che ha l'occasione, il podio lì alla portata, visto che Kiko Driver, Super Simo e Dr. Wu sono tutti lì davanti, provano già a scappare invece i primi due. Con Ferra che si porta nello zainetto Lewis, un Lewis molto arrembato, ha provato a lanciare all'interno di curva 1 il naso della sua Aston Martin. Per il momento deve accodarsi alla freccia d'argento decisamente scura nella livrea degli ultimi 2 anni. Non
non c'è più tanto l'acqua, molto largo qui intanto a curva 9 se non vado errato Leutz. Attenzione anche agli avvisi che arriveranno da parte del gioco. La direzione gara, come detto, sta controllando l'ultima curva, perché lì il gioco permette di tagliare, quindi i piloti devono rispettare le linee bianche poste a terra sia all'interno che all'esterno della curva. E però gli avvisi invece vengono dati nelle restanti curve, sono quelli e non saranno soggetti a revisioni a parte della direzione gara, a meno di che ci sia stata una motivazione, ecco, di causa di forza maggiore, diciamo, non voluta dal pilota, un errore, un sovrasterzo. Qua lungo Ferra e mamma mia, Leutz quasi la gira. Ho dato un'occhiata, al momento sembrerebbe essere abbastanza tranquilla la situazione avvisi del gioco, perché solo Ferra e Leutz hanno un avviso. Mentre gli inseguitori non ne hanno nemmeno uno, quindi per il momento possono stare abbastanza. Ferra, errore! Infila Leutz in curva 1. Sì, è andato lunghissimo. E Leutz ne ha approfittato. Praticamente Leutz ha fatto la sua traiettoria normale per la curva, mentre Ferra è andato qua alla Hiroshi. Forse qualche sobbalzo. Beh, io l'ho proprio lanciata via. Mi permetto di dire che se devi fare un errore, tu devi fare palese. Io l'ho lanciata bene, via. Finito nella via, ho tolto la scritta Shanghai dal circuito, ho proprio portato via tutto il prato, c'era di tutto poi sotto il fondo della Williams. E Ferra forse un sobbalzo, ha allargato leggermente la traiettoria, non credo sia finito nella via di fuga, perché dall'onboard di Ferra è rimasto in pista, ma è andato larghissimo, e per evitare di finire sull'erba e quindi perderla praticamente ha inchiodato e è rimasto piantato lì. Molto bene, allora cambia di nuovo la leadership lì davanti, vedremo cosa riuscirà a combinare invece in questo momento Oliver Tsunami, che per il momento è dietro a Kiko Driver. Dalla prossima tornata verrà attivato il DRS e vedremo anche se il Drag Reduction System potrà permettere a Ferra di compensare questa sua scelta di setup, che ha più puntato più sul bagnato, quindi ha sicuramente delle ali più cariche, sul dritto fa fatica rispetto a Leutz. Tant'è che proprio su rettilini, nonostante, ecco, nel primo stint, attenzione, intanto Maniera già nel T3, Alex e Robby è sincronizzata. Ha visto, guarda, nella stessa curva dopo che l'ha chiamato, vedete, gufata subito, perfetto. A posto. In realtà, Alex non si era girato bene. Io devo ancora finire di montare quello dello scorso anno. Sta continuando a girare con terza sempre a Sì, purtroppo credo che ogni tanto se ne dimentichi. Sì. E allora vediamo, da questa tornata intanto potrà essere utilizzato il DRS. Sono scappati i primi due secondi e mezzo di vantaggio nei confronti del terzo posto di Doctor Who. Per il momento è ancora lì Ferra ad inseguire la coda dell'Aston Martin e di Leutz per giocarsi la vittoria di questo secondo round con la Prime League, stagione agonistica 2021-2022. Una lotta che può dare tanto morale, soprattutto la vittoria per Leutz, questa sua prima vittoria. Mamma sgondola, urca come sgondola, scappa al posteriore della sua Aston Martin, Ferra si fa vedere, continua a mettere pressione, e come detto è una vittoria che potrebbe dare tanto morale a Leutz, la sua seconda gara su Formula Italian Team in questa stagione d'esordio. Per Ferra, insomma, si viaggia verso le 50 gare corse in Prime, comincia ad esserci l'esperienza ed anche eventualmente la gestione. Lui che giunge qui anche da leader del campionato, azione il DRS, sì, aperta la mobile sulla sua Mercedes, che nonostante ciò fa tanta fatica ad avvicinarsi all'Aston Martin. Incredibile quanto sia puntato proprio sul bagnato il setup di Ferra per avere delle ali più cariche, e quanto ciò non aiuta sul dritto. Chicco all'interno della 14 riesce a sopravanzare Super Simo, a tornare in quarta posizione, a rimettersi alle spalle del suo compagno di scuderia, e potrebbe fare anche le spalle grosse per poter tenere River Marathon. Vediamo che Super Simo adesso ha lui il DRS, potrebbe tentare di nuovo un attacco nei confronti di Chicco Driver, addirittura sceglie l'esterno verso cura 1, attenzione 2-3 appaiati vicinissimi dall'esterno, una splendida manovra, se la chiude, la gira bene, davvero un bel sorpasso questo di Super Simo, che a inizio gara è andato un po' in difficoltà, forse anche in affanno dopo quella squalifica. No, si è girato Doctor Who, non ci credo, al centro della pista si è girato Doctor Who, ha fatto tutto da solo in trazione alla 3, e terzo posto per un Super Simo che partiva ultimo squalificato e si è ritrovato dopo la pioggia che magari gli ha lavato via dalla testa tutti i pensieri proprio di quella squalifica avvenuta in qualifica. Per il momento abbiamo due degli esordienti di questa Prime sul podio, in prima e terza posizione, e vedremo se questa eventuale festa dei debuttanti tra virgolette verrà spezzata invece da un River Marathon espertissimo ormai su Formula Italian Team, che sta cercando di risalire.
davvero un peccato proprio per Doctor Who, perché sia la sua seconda stagione di Prime, però anche lui lo inserisco ancora tra i ragazzi che stanno facendo tanti chilometri e stanno maturando un po' alla volta. Però intanto ha fatto qualche piccolo errore durante questo giro, ha perso un po' di terreno da Leutz. Eh sì, è ancora lì per poter utilizzare il DRS, ma davvero sul filo, inizia a dover stringere i denti, ad inventarsi qualcosa nel guidato per restare accodato, attaccato anche alla Aston Martin, per il momento per la terza, quarta e quinta posizione non succede nulla, mentre ringraziamo, salutiamo Patrick Sperry dalla chat e ci segnala che Robby ha i sidepod danneggiati, errore di Kiko Driver in trazione, sì. Allora River Marathon prova ad infilare il muso della sua Alpine all'interno dell'ultima curva, credo ci sia stato un piccolo contatto, speriamo sì. Ruota a ruota tra la posteriore destra di River Marathon e l'anteriore sinistra di Kiko Driver, che è stato costretto ad andare nella via di fuga, e così River Marathon sale in quarta posizione, vedremo, attenzione anche, arrivano 3 secondi di penalità per Doctor Who, che dopo quel testa coda, anche immagino avrà le gomme bruciate, un po' usurato il posteriore. Persa la macchina Robby all'ultima curva, ha preso in pieno il cordolo giallo. Mietendo al solito tante vittime, quest'ultima curva è molto insidiosa. La faccia qualcuno sa il pod danneggiato, sì, quello sì, però ecco Robby spezza una lancia a favore del buon Roberto Belli, con i sidepod danneggiati si fa tanta fatica, insomma, specie nelle curve di percorrenza, quindi attenzione a ferro. Nel guidato si avvicina, come detto la scelta del setup lo aiuta, però Leutz ha sbagliato uscita dalla curva 9. Non ne sta facendo pochi di errori Leutz, in trazione non è la prima volta che gli scappa, quindi deve riuscire a stare calmo perché ha questa potenzialità sul dritto per riuscire a difendersi, e può anche tra virgolette giocare con Ferra, diciamo, tanto Ferra ha fatto una traiettoria un po' ottimista all'ultimo, al tornantino della 14, prima all'interno, poi evitare, per evitare il contatto proprio con Leutz, è andato largo, largo anche Leutz qui all'ultima curva, attenzione agli avvisi, attenzione eventualmente alla direzione di gara, io nel dubbio faccio la spia e Ernesto segna avvocato, magari era un bug visivo, è stato sulla linea invece, o magari non ha guadagnato, però continuano a battagliare qui per la prima e seconda posizione, dicevo per Leutz potrebbe, vista questa velocità sul dritto, potrebbe anche permettersi magari qualche giro di riposo nel guidato, di riaccodarsi a Ferra e poi risferrare l'attacco nelle ultime tornate, ma non è così semplice, la gara è lunga, sono successe tante cose, ci sarà la qualifica, è sempre piacevole stare davanti, guidare, dettare il ritmo e provare eventualmente a scappare per poi avere qualche cosa in più, qualche sicurezza, ecco, in attesa del post gara nel taschino. Tanto è stato aperto il sondaggio per votare il vostro driver of the day sul nostro canale Telegram, ovviamente Formula Italian Team official channel. Lore, una selezione dei ragazzi che per te si sono comportati meglio? Diciamo che forse di tutti direi Super Simo, sì. Che comunque partiva ultimo e ha avuto una gara anche abbastanza complessa, sempre nel mucchio, e adesso è sul podio. E subito dopo metterei Leutz, che comunque è, diciamo, un rookie e sta facendo vedere sia in Bahrain che quest'oggi ha fatto vedere una belle prestazioni. Vediamo, si avvicina River Marathon nei confronti di Super Simo, DRS abilitato sulla Alpine, per questo giro credo non voglio tentare l'attacco invece di nuovo all'ultimo, così come accaduto in precedenza quando c'erano le nuvole, quando c'era la pioggia sul circuito di Shanghai. Ancora dall'esterno Super Simo tira su un fortino, prova a difenderlo con le unghie e con i denti questo gradino più basso del podio, due giri al termine, darebbe tanto morale anche per Super Simo, visto che la prima gara non è andata così come sperava, anche in pre-season mi permetto di dire che poteva esprimere al meglio il suo potenziale. Questa è la prima occasione, insomma, per poter riuscire finalmente a capitalizzare. Vedremo se ce la farà, almeno sotto la bandiera a scacchi. Poi, come detto, aspetteremo il post-gara, come sempre, su www.formulatalentin.com. Potrete trovare tutti i referti da parte della direzione di gara. River di nuovo alla 5. Riesce questa volta ad avere l'interno, ancora dall'esterno Super Simo prova a resistere, attenzione perché si vanno insieme a pagliate a curva 7 ed 8 nello snake con River Marathon che dall'esterno chiude uno splendido sorpasso. Vedremo se Super Simo ne avrà per restare accodato con il DRS o se il castello di carte, insomma, è arrivata una folata di vento, diciamo che potrebbe ripassarlo nel dritto, esatto. Perché adesso è molto vicino, come è vicino Ferra adesso, quindi vediamo se riesce finalmente a portare questo attacco quando mancano ormai due giri.
Vediamo, allora, tra pochissimo aperto il DRS sulla Mercedes di Ferrari. In questo momento Doctor Who, intanto anche lui va a sopravanzare Krikkonen in un punto molto particolare prima della chiocciola. Ferra si fa vedere di nuovo all'interno di Leutz, arriva sempre molto vicino in frenata. Vediamo invece Super Simo nei confronti di River Super Marathon Simo. Per provare a ripassare si difende all'interno di River Marathon, ma Super Simo lo svernicia. Oh, al grande doppio. Staccata però di River, che difende ancora orgogliosamente all'interno. Grande, vicinissimo Super Simo nei confronti di River Marathon. Gli scappa poi il posteriore della McLaren in trazione. Una splendida lotta per la prima e seconda posizione, per la terza e quarta. Ed c'è stato anche il sorpasso di Doctor Who poco fa nei confronti ancora, di Krikkonen. Ancora Super Simo è velocissimo sul dritto. Mamma mia. Di nuovo dall'esterno della 1. Non può far nulla River, poi è stato ipercarico River, o è super scarico quell'altro, perché non è possibile una differenza di velocità del genere. Entrambe le cose, cioè. Oh, hanno il fan boost, ma al fan boost magari super simo loro. Penso abbiamo detto che potrebbe essere il fan boost. O uno all'ers e l'altro no, pure quello potrebbe essere. E allora non andiamo on board per evitare spoiler. Per il momento questa telecamera ci aveva portato un board a fianco al casco di River Marathon, ma non si è intravisto fortunatamente la barra dell'ERS, ma credo sia una differenza anche molto di setup, visto quanto River Marathon si sta avvicinando qui nel guidato. Per un momento ho visto qualche piccolo scaltino davanti da parte di Super Simo. Arrivano sul rettilineo. Stai decimo. Sì, sì, ma infatti sta facendo fatica perché non riesce ad uscire bene da questa curva e quindi ad essere in condizione di portare un attacco a Leutz, che comunque sul dritto sembra avere un'ottima velocità di punta, perché di fatto con tutto il DRS e la scia non prende più di due decimi più o meno in tutto il rettilineo. Si è allontanato invece River Marathon nei confronti di Super Simo, forse anche per lui un errore alla chiocciola di curva 12 e 13. Per un momento era anche andato sopra il secondo nei confronti di Simo, e su di loro sta arrivando Kiko Driver a 2 secondi e 2, una lotta intestina tra questi due piloti. Ferra molto vicino a Leutz, sì, all'esterno fa meno strada Leutz, per il momento resta lì anche con una traiettoria che quasi non sembrava riuscire a chiudere Ferra, perché ci stava, ecco, in impostazione Ferra all'ingresso, poi non sembrava riuscire a girare Ferra. Ha tanto sotto sterzo. Ah, ecco. E allora ma me ne accorgo alla chioccia di curva 13-14. Allora praticamente gli ultimi 4 km è rimasta essenzialmente un'occasione palese di sorpasso per Ferra nei confronti di Leutz. Sempre lì la staccata del tornadino di curva 14, passa intende anche la staccata del tornadino di curva 5 invece tra Super Simo e River Marathon, con River che è di nuovo molto vicino sotto al mezzo secondo nei confronti di Super Simo. Ci si gioca posizioni importanti lì sul podio sia tra Leutz che Ferra per la vittoria, tra Super Simo e River Marathon invece per il gradino più basso. Tutti gli altri piloti sono più staccati tra di loro. Allora, per l'ultima volta, Leutz e Ferra, la chiocciola della 12 e della 13. Sta girando tutto Ferra, ma sembra quasi non rispondere al voler girare la sua Mercedes, ma questa volta è più vicino nei confronti di Leutz. Attenzione perché DRS aperto per Ferra per provare l'attacco e la vittoria del secondo Gran Premio della stagione 2021-2022 della Premier League, Gran Premio di Cina, con Leutz che difende l'interno dall'esterno. Ferra molto vicino, i due si accompagnano verso l'esterno, va largo Ferra, può farci poco, e allora in trazione ce la fa a difendersi Leutz. Vediamo River nei confronti di Super Simo per poi spostarci nuovo lì davanti con Leutz che sta per andare a vincere il Gran Premio di Cina, va all'interno di verso 9, vediamo se va lungo o tenta un incrocio. Super Simo molto vicino, nulla da fare per Super Simo. Allora Leutz vince il Gran Premio di Cina davanti a Ferra, poi River Marathon che sta arrivando in terza posizione a chiudere il podio. Attenzione perché non ha imboccato benissimo l'ultima curva, arriva molto vicino inseguito da Super Simo che chiude in quarta posizione. Quinto arriverà Kiko Driver, che deve aver commesso anche lui un errore perché ha perso 2,5 secondi nei confronti della coppia per il podio nell'ultimo giro. Sesta posizione invece per l'altra Red Bull, quella di Doctor Who, poi Krikkonen, Alex Pilottino e Robby a chiudere i 9 piloti che hanno concluso questo GP di Cina, ritirato Mati Puzzo, un ritiro che ha causato anche l'ingresso della safety car. Lore, vedremo poi nel post gara, speriamo non cambi troppo il GP, poiché è finito bene, è finito bello. Dispiace per Super Simo, per gli esordienti, fa sempre morale riuscire a capitalizzare il prima possibile, però già che Simo è riuscito finalmente a dimostrare il suo potenziale, già essere lì e battagliare è una bella iniezione di fiducia. Idem per Leutz, è più una conferma, ecco, del potenziale dopo la scelta sbagliata strategica fatta in Bahrain. Sì, assolutamente, per Leutz è, appunto, come hai detto te, una conferma di quello che abbiamo già visto in Bahrain, con l'aggiunta quest'oggi del fatto che non ha fatto errori di strategia che gli hanno condizionato la gara.
abbiamo visto dei bellissimi duelli tra alcuni piloti che si sono comportati molto bene, Super Sim tra questi, e oggi assolutamente gara positiva per lui. Ha fatto vedere, ripeto, per me è il mio driver of the day, quindi e tra l'altro fossi in lui non mi preoccuperei troppo, perché magari nel post gara puntini puntini, non dico altro. Anche sì, vedremo. Le cose ne sono successe. Viene letto. E il gioco è d'accordo con me. Sì, anche dal gioco. Infatti, viene letto Driver of the Day. Voi potete continuare a votare il vostro Driver of the Day, il vostro pilota del giorno. Chi vi emoziona di più? Intanto, inchino da parte di Leuz. Molto bene, grazie mille. Davanti al pubblico qui in Cina, potete continuare a votare sempre sul canale Telegram Formula Italian Team Official Channel. C'è il sondaggio e potete esprimere la vostra preferenza. Se siete da PC è meglio, così non vi perdete nessun istante delle interviste post-gara che avremo con i primi tre tra pochissimo. Se siete da smartphone sarà un po' un inghippo, dovete chiudere, riaprire, c'è qualche difficoltà, nel dubbio scrivetecelo in chat qui su Twitch, dai. Proviamo a considerarlo, ma non troppo, perché il sondaggio è quello, se no poi altro che Biden eccetera con stop the count, non si può, poi Trump, succedono cose brutte e problematiche. Quindi Leuz davanti a Ferrari, River Marathon, Super Simu, Kiko Drive, Dr. Hook, Rikkonen, Alex Pilotino, Robby e Matti Puzzo a chiudere i 10 piloti che sono partiti, ne sono arrivati 9 purtroppo sotto la bandiera scacchi in questo secondo round con la Prime League in Cina. La classifica si switchano, se non vado errato lì davanti, no, poiché Leuz era arrivato terzo, quindi in attesa ovviamente dei risultati finali la classifica dovrebbe ancora vedere Ferro 87, Fabio Ferracini leader del campionato piloti, con la Mercedes invece che tutto sommato contiene i danni, visto che Krikkonen continua a portare punti preziosi per la causa del campionato costruttori. Aspettiamo quindi che i primi tre si uniscano qui al party post-gara con noi. Li avete già aggiunti voi, ragazzi, o li aggiungo io? Leuz e River già erano parti, okay. Quindi basta che ci raggiungono, e ho aggiunto Ferro. Perfetto, grazie mille. Allora aspettiamo che i primi tre classificati si uniscano qui nel party post-gara. Come detto, voi dalla chat, se ne avete, ragazzi, fateci pervenire le vostre domande, le vostre curiosità, le vostre sensazioni, anche benvengano su questa quinta stagione di Prime League. Robby approfitta di qualche altro amico. Buonasera. Nei gruppi stanno succedendo cose con Robby, che si presenta in una maniera decisamente sagace, decisamente intrigante. Ci ha già raggiunto Leuz intanto. E buonasera. Buonasera. La scorsa settimana Lore l'avete fatto con OBS o sempre con lo share? La live? No, sempre di share. Sempre credo di share, perché era Andrea. Ma magari ricordo Leuz, se hai sempre attivo il consenti sempre la condivisione dell'audio delle clip per accertarci, sì, sì. Ecco, che ti sentono dalla live. Perfetto, allora aspettiamo ancora qualche secondo, magari che si uniscono gli altri due tutto classificati. Perfetto, è arrivato in questo momento anche Ferra. Vediamo se abbiamo un attimino per aspettare River. Mister X, intanto ringraziamo e salutiamo insieme a tutti gli altri rappresentanti, insomma, della direzione di gara che si sono avvicendati nel corso della settimana per portare al termine, sotto l'occhio vigile proprio della DG, dello staff organizzativo, anche questo GP di Cina. Per il momento ancora non ci ha raggiunto River, allora iniziamo con i primi due, proprio con Leuz, che come dicevamo sotto la bandiera scacchi è una splendida conferma del potenziale. Si è smussato quell'angolo strategico che ti aveva reso un po' la vita complicata in Bahrain. Intanto buonasera a tutti. Che dire, che gara. Che gara, mamma mia. Cioè, sia la allora c'è da dire che sul bagnato zero allenamento, e quindi ho detto vabbè, confido solo nell'asciutto, però ho visto nelle altre categorie che c'era bagnato, ho detto vabbè, speriamo. Però dai, è andata meglio del previsto. Ferra andava fortissimo nel bagnato, ogni minimo errore decimi andavano, però ho detto no, non mollo. E niente, è arrivato l'asciutto, non so cosa sarebbe accaduto senza la safety, però comunque tanta roba. Poi riguardo alla qualifica, solo il primo tentativo era buono, però gli altri due erano continuavo a scodare, però vabbè, insomma, partendo quarto sono arrivato fino alla vetta, quindi più contento di così non si può.
Molto bene, grazie mille. Veniamo allora proprio a un Ferrari che quella safety car allora è stato lo snodo principale che ti ha tagliato, diciamo, le gambe, oppure ti aspettavi tipo, di dover battagliare, ecco, nel finale con la pista che tornava ad asciugarsi e Leus che quindi risaliva. Buonasera, Fabio. Ciao Rafa, buonasera a tutti. E beh, intanto complimenti a Leuz, bravissimo, tanta difficoltà sta lì dietro agli ultimi giri. E niente, sì, la safety quella lì è stata, mi ha tagliato le gambe, sì, perché avevo quel che avevo guadagnato sul bagnato, me lo sono bruciato subito così, con questo safety. E niente, qualifica, ho sbagliato l'ultimo tentativo, l'ottimo tempo di Christian, di River, nella pole la sua. Sono stato freddo, per fortuna che lui ha avuto drive through all'inizio. C'è stato un istante che stavo per lasciare anche io la frizione, ma non so che cosa me l'ha tenuta schiacciata, meno male, perché l'ho visto partire. Istinto è subito che tu dai, lasci, però sono stato freddo, l'ho tenuta. Niente, pioggia, mi sono trovato molto bene, vedevo che allungavo sugli altri, poi safety car appunto mi ha tagliato le gambe e niente, ho provato a star dietro, ho provato, ci sono riuscito, diciamo, a star dietro a Lewis, ho detto lo passo l'ultimo giro, ero lì lì e niente, sono arrivato lunghissimo al tornantino e niente, poi basta, vittoria veramente meritata per Lewis, bravissimo. Molto bene, grazie Grazie. mille. E allora ci spostiamo poi in casa Alpine con River, che se ci vuoi anche parlare di cosa è successo al via, visto che tanto in anticipo sei partito rispetto agli altri. Beh, era stato un disastro, è stato. Cioè, ho fatto un ottimo tempo in qualifica. Poi in gara, boh, stavo cambiando gli ultimi settaggi, stavo mettendo le prossime gomme per il prossimo set, così, e mi è partito il dito. E lì per lì ho anche frenato, solo che ormai era già partito, e allora sono partito. Il primo giro è stato un po' da panico. Nel senso, ho detto, cioè, ero demoralizzato, ho detto sono andato ai box, ero ultimo, ho detto ecco, cioè, la mia gara è finita. E ho rimontato un po', ho lottato con Super Simo per il sesto posto, anche se mi ha rotto l'ala, però vabbè. E poi la safety car mi ha salvato in qualche modo. E ho visto che il dottor Wu si è girato. E allora mi sono dato un po' d'animo e ho passato Chicco perché ho fatto un errore tipo. E dopo con Super Simo è stata una bella lotta nel finale perché ero super carico, ho sbagliato il set, è stata una gara disastrosa, avevo diali 10-11 e sul rettilineo ero fermo, perché avevo tutt'altro setup prima dell'aggiornamento e poi mercoledì non andava più quel setup lì e boh, non ci ho più capito niente, allora ho messo 10-11, mi sembrava che andava un po' di più, solo che in rettilineo ero fermo. Allora ho detto, ascolta, risparmio tutto all'ultimo giro con ERS e DRS, cerco di superarlo e lì sono stato attaccato, attaccato, attaccato tutto il secondo settore che era lì che andavo e dopo nel penultimo rettilineo lì ho dato tutto e in staccata l'ho superato e sono riuscito ad arrivare terzo. Diciamo che nel primo giro era una gara di merda, alla fine è andata anche bene questo podio perché come si era messa molto male. E portare a casa un podio, dai, non è male. Poi più Devo che altro il ringraziare. fatto è che in safety car hai perso molto tempo dietro le altre vetture perché non riuscivi a superare dopo la safety car. Sì, perché avevo sbagliato il setup, avevo 10-11 di ali, non riuscivo proprio neanche. Cioè, andavano via, anche avevo il DRS, andavano via. T'abbiamo visto fa qualche entrata un po' di frustrazione. Sì, no, Dopo. no, ma, dopo, ma sì, ma dopo non Sì. ci ho capito più niente, cioè avevo un po', ero un po' annebbiato e ho detto, beh, ascolta, gli ultimi giri calmati, tanto ormai è andata, cerchiamo di portare a casa il podio e alla fine ce l'ho fatta. Niente, volevo ringraziare Patrick che mi calmava un po', cioè, mi diceva cosa stai facendo praticamente, ero un po' andato in tilt, lui mi calmava, allora mi sono calmato nel finale, insomma. Molto bene, per questo bel duello arrivano i complimenti anche dalla chat da parte di Super Sim, è stato molto sportivo anche il duello, ci piace. Poi per quel contatto magari al solito vi aspetta Andre nel party post gara, se volete già chiarirvi lì. Per
Si troverà il modo, poi eventualmente aspetteremo i risultati finali del GP dopo la revisione post-gara, eccetera, eccetera. Leutz, prossima settimana si vola in Portogallo, prima volta per Fitta, prima volta anche per te sulla pista, ancora da provare. Cosa ti aspetti? Ah, cosa dire? Mi aspetto tanta difficoltà su questa, su quella pista perché è letteralmente una montagna russa come pista, quindi mi aspetto di faticare, però mi aspetto anche di trovarmi tanta lotta, perché comunque è una pista che te la vuoi giocare tanto con la lotta, quindi si vedrà, si vedrà. Molto bene, tra l'altro in teoria prossima settimana si vola a Portogallo, perché in realtà dovrebbe essere spostata, siamo in attesa della conferma da parte di tutti i piloti, proprio perché Ferrari ha richiesto lo spostamento, come da regolamento è possibile. Però nel dubbio Fabio, anche dovesse arrivare la prossima settimana, aspettative in Portogallo, se ce la fai a correre, insomma, o tra 2 settimane. Spero, spero che Lancia un riescono a appello, spostarmela. Fabio. Esatto, che riescono a spostarmela, perché qui, a quanto ho capito, salto una gara e questi due qui, chi li vede poi? Niente, no, spero di farla, spero che me ne riescano a spostare e devo ancora fare tutto, non l'ho neanche vista, non l'ho neanche vista, assolutamente. Giustamente Quindi aspetti di sapere se la spostano per esatto, che se no è metterci inutile, se la sposta, se non la spostano e non la faccio, tanto vale che mi ci metto a farla, quindi dentro. Certo. no, comunque non lo so, ci provo ragazzi, ci provo, vediamo da domani, da domenica o da settimana prossima, vediamo cosa viene fuori. Molto bene, River, invece come la percepisci come pista, nelle tue, diciamo, potenzialità? Ma non lo so, non ho neanche fatto un giro. Proprio non l'ho neanche in prova tempo, niente, zero. Dunque non saprei, l'ho vista solo dal vivo, diciamo, in televisione. Nelle gare di Formula 1 così, Posso ma dire la mia su quella pista? Due Ah. secondini. E secondo me meglio girarci abbastanza. Prendere i riferimenti su quella pista è parecchio difficile. Parere mio, poi insomma. Beh, sì, T2 e T3 ho visto che ci sono pochi anche a livello di cartellonistica, è un po' complicato, ecco, trovare, capire dove gira la pista, quindi è in effetti non facile a livello nelle sessioni di allenamento, saranno lunghe per molti piloti. Iniziato a Va girarci giusto l'altro ieri e mi ha ricordato molto Olanda come pista, Zandvoort. sì, Mi ha vero. ricordato molto quella pista lì, ma a parte magari le curve inclinate, però a parte quello, diciamo questo continuo sali scendi, curve consecutive, anche veloci, divertente girarci comunque. A differenza di altre piste, insomma, ci si diverte. Molto bene, allora direi che siamo in conclusione anche per questo secondo round con la Prime League. Io alzo io ringrazio tutti i piloti per essere arrivati, per averci, insomma, fatto divertire questa serata. Ringrazio e saluto Leutz. Buonanotte, Leutz. Buonanotte. Vale lo stesso per Ferra. Ciao Fabio. Ciao Rafa, buonanotte a tutti. E Ciao ciao. per River, ciao Gri. Ciao ciao, buonanotte. Molto bene, è tutto anche da parte mia, Raffaele Nanni per voi Rossi. Ringrazio il buon Lorenzo Tamorri Lope. Grazie a te e scusa Alex Pilotino, mi spiace, non ti nominerò mai più. È stata pesante come puffata, assolutamente sì. Ringraziamo ovviamente anche tutta la chat e l'ultimo arrivato, l'ultimo follow da parte di Alessio M1903. Grazie mille davvero a tutti ragazzi per il follow. Stiamo salendo veramente tanto in queste ultime 2 settimane. Fa molto molto piacere, soprattutto che la chat sia così attiva, domande, pareri, quindi fa davvero tanto piacere. Con i campionati Fit l'appuntamento è lunedì, sempre dalle 21, con la Sport League che sbarcherà in Portogallo per la prima volta. I campionati Fit andranno sul tracciato di Portimão e poi la programmazione solita, insomma, il martedì la Pro League con il campionato al 100%, la giovedì con la Master e poi restate aggiornati sui social, vi basta cercare Formula Italian Team su Facebook, Instagram, Telegram, insomma ovunque per capire, insomma, quando verrà recuperato il GP sempre portoghese, ovviamente con la Prime di solito al venerdì.
è tutto. Io al solito vi rimando al sito www.formulatorenteam.com per restare aggiornati, non perdervi nemmeno una staccata di questa ennesima stagione marchiata Fit. Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte. Ciao. Ciao.